manutentori, facciamo una piccola presentazione, recensione di questo aggeggino Parkside. È il mio svitapulloni a impulsi. Ce l'ho da circa un annetto, ma non avevo fatto la recensione quella volta perché, vi dirò, la prima volta che l'ho usato non mi aveva convinto al 100%. E poi ho scoperto qual era il motivo. La mia grande punto aveva i bulloni, le viti dei cerchi, completamente bloccati. Neanche la pistola del gommista è riuscita a sbloccarli. Ci è voluto un palo da un metro per riuscire a far leva e sbloccare quei bulloni, perché avevano creato ossido e quindi erano bloccati. Quindi avevo pensato fosse questa a non essere in grado, invece poi quando ho preso la tipo e ho cambiato le gomme da estive a invernali, le ha svitate come il burro. Ve la faccio vedere veramente in due minuti senza la prova pratica, perché poi vi rimanderò a un video dove è già stata fatta questa prova dal mio amico il Bonna DIY, che saluto, ciao Andrea, che ha fatto un'ottima prova e è inutile che la faccia uguale, poi vi rimando al suo video. Volevo darvi le mie impressioni su questo pistolone che ha una batteria da 20 volt. Questa che vedete non è la sua in realtà, la sua è questa, che è più grande. Quest'altra l'ho acquistata separatamente, anche perché io ho anche un trapano, sempre con la stessa batteria. Lidl fa una serie di attrezzi con queste batterie, sono intercambiabili tra di loro. Quindi questa, diciamo, è quella di riserva che ho acquistato, mi pare, per 15 euro, qualcosa del genere. Anche disponibile online sul sito della Lidl, che vende soltanto questa praticamente come accessori. Cioè, tutte le cose che vediamo le troviamo sul sito Lidl.de, ma non sono ordinabili in Italia. Chissà quando lo diventeranno, per la gioia di noi smanettoni. Ecco, questa è la sua. Pesucchia è, però, è di una robustezza. Nella dotazione c'è ovviamente il caricabatterie e quattro inserti che sono da 17, 19, 21, 23, praticamente più o meno tutte le misure più diffuse, almeno per le colonnette e le viti delle ruote delle auto. In pratica abbiamo tasto di avviamento, ovviamente adesso lo sentite girare libero, ma quando poi va a battere sul bullone sentirete i colpi. Vediamo se a mano, senza farmi male, ecco, l'avete sentito, tenendolo con la mano inizia a battere. Ovviamente inversione di velocità per svitare e avvitare, e qui invece abbiamo il selettore di coppia su 5 posizioni: 400, 300, 200, 150 e 100. Non sono precisissimi, non potete sostituirlo a una dinamometrica. Diciamo che sono più che altro degli ordini di grandezza, ecco. Per svitare si usa sempre quello massimo, 400, per avvitare poi a seconda. Io di solito per chiudere le ruote uso il 100 e poi vado con la dinamometrica o a braccio. E quando funziona qui c'è anche una luce che ci fa vedere quello che stiamo facendo, più o meno. Comunque il suo lavoro lo fa benissimo, e qui vi metto il video di Andrea dove ha fatto la prova pratica. Ecco l'ultima nota sulle istruzioni sempre molto dettagliate dei prodotti della Lidl e sulla bellissima valigetta con chiusure metalliche e piccolo adesivo qui. Se voi avete tutti gli attrezzi della Lidl impilati uno dopo l'altro, qui vedete che cosa c'è dentro la valigetta. Spero che il video vi sia stato utile, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, vi aspetto per il prossimo video che uscirà tra poco, dove sono rimasto a terra con la batteria. Visitate il mio blog e la pagina Facebook e ci vediamo la prossima volta. Ciao!